Ringrazio ancora la Leonarda di questa opportunità, che è un'opportunità di pensare in modo pubblico e di pensare ad alta voce e di prendersi la responsabilità di quel che si dice, quando molti parlano senza avere la responsabilità di quel che dicono, anche quando rivestono ruoli di potere e quando direttamente il loro dire condiziona il popolo intero. Faccio una piccola ripresa perché vedo due o tre volti nuovi, anzi più di due o tre, e quindi mi sembra giusto. La volta scorsa il problema della pace, l'abbiamo voluto affrontare mettendo in discussione la ragione che pensa alla pace. Fare questione della ragione che pensa alla pace, questo è il problema. Io lo continuo anche stasera, perché è stato appena un primo dissodamento e anche molto complesso, perché siamo partiti a pensare la disgiunzione che avviene fin dall'inizio tra il mito e la ragione, e il logos, come un luogo estremamente complesso. Essendo il mito quel luogo pieno di ricchezze contraddittorie, contraddicente in se stesso, pieno di ambivalenze, dove la vita è sorgiva in tutta la sua complessità e non si lascia iscrivere in luoghi esatti, certificati, oggettivati. All'opposto è sempre lì che lavora, che stimola, che pungola, che rievoca, apre dei camminamenti interiori, mentali, linguistici, affettivi, emozionali e via dicendo. Abbiamo puntato l'attenzione sul Logos come un luogo importante, come un luogo decisivo per la storia del pensiero dell'Occidente, essendo il Logos invece la volontà della identità della parola con se stessa, essendo il luogo sorgivo del significato che corrisponde, che termina in se stesso, che è identico a sé, e quindi che apre una logica della identità, della inclusione e della esclusione, una logica del modello e della copia e delle molteplici copie, una logica che è la logica dello stesso, ecco. E quindi anche l'inizio del pensiero rassicurante, perché è rassicurante che A sia identico ad A, che A sia uguale ad A, che io sia io. Purtroppo io non sono mai io. E quindi qual è il problema? Il problema è andare a comprendere come questo passaggio dal mito al logos è un passaggio potentemente violento, perché è un passaggio che implica la esclusione di ciò che non corrisponde allo stesso, al medesimo, all'ideale che uno si progetta, si prefissa. Pensare. Pensare la pace è un luogo complesso perché rimette in discussione proprio il modo stesso di pensare, il pensiero in quanto tale, ci obbliga a domandarci che cosa significa pensare, ma da capo. La pace non è un problema del pensiero, la pace mette in discussione tutto il pensiero. Lo mette in rovello,
non lo lascia stare. Quindi la pace non va pensato come un complemento oggetto di un soggetto che è l'io che pensa. Viceversa, sarebbe serio per una volta provare a pensare di invertire questi termini, o meglio, invertire non in modo simmetrico, ma di metterli in relazione dinamica, ecco, l'uno con l'altro. La pace percorre tutto l'ambito del pensiero se il logos, se il pensiero è partito istituendosi nell'identità, nella medesimezza, nella ipseità, fino a teologizzarsi, fino a divinizzarsi. Abbiamo visto alcuni meccanismi la volta scorsa di ipostatizzazione e di eminentificazione di questa identità, proprio per sottrarla. Dopodiché, ecco qual è il problema, che il logos diventa il dispositivo più articolato e più complesso e più aggressivo del potere. Il logos è la macchina del potere. Il logos dà potere. Qualsiasi potere che non accettasse le leggi, le regole del logos sarebbe in contraddizione con se stesso, si autoflagellerebbe, ci vuole altro. Ma proprio perché il logos è il luogo trionfante della identità, quindi devo dimostrare che A è uguale ad A. A non nasce uguale ad A, mi dispiace, ma non è così, purtroppo o per fortuna. Non nasce A, diviene A, come disgiungendosi, differenziandosi. La differenza precede l'identità. Un'identità senza ciò da cui differenziarsi non sa neanche di essere identica e non è idea. A che cosa sarebbe identica? Questo pensiero che la differenza precede l'identità è un pensiero poderosissimo. Per la pace intendo, attenzione, per pensare la pace, per ricominciare, per non darla per scontata, o comunque per non pensarla ideologicamente, ma per, al opposto, semmai mettere a confronto ogni ideologia con la pace. Tutto il pensiero, che è un pensiero dell'idea, e quindi tendenzialmente ideologico, qua la cosa andrebbe pensata con molta calma. Comunque, per un attimo diamolo per buono, che tutto il pensiero tende alla potenza dell'idea, cioè dell'identità. La ideologia sarebbe quell'idea per cui A è uguale ad A, per cui l'identico è identico, altrimenti cade in contraddizione. Bene, un logos siffatto è ovvio che è un logos che non è in pace, non nasce dalla pace. Non sa cosa sia la pace, non riesce strutturalmente, intendo, a pensare la pace, anche se ne parla per 10 ore di seguito, perché si può parlare 10 ore di seguito della pace, ma non pacificamente. E questo è il problema. Come parlare della pace pacificamente? Quantomeno rendendosi consapevoli di come è fatto il logos, cioè il pensiero vincente nell'Occidente, che pensa la pace. Siamo passati poi la volta scorsa, adesso lo tocco appena, a parlare della ratio. La ratio sarebbe, come dire, il trasferimento del logos greco nella Roma imperiale, pre-imperiale e imperiale, a Roma, nel centro del Mediterraneo, nel caput mundi. Ecco, il logos diventa ratio, e la ratio è una macchina bellica, è una macchina da guerra, assoluta. Perché? Perché pretende che il punto di vista, che era del logos, pretende che valga per tutti, sia universale. La universalità è la misura per cui il logos diventa razio. Ed è una cosa terribile questa. Terribile proprio per potenza. Attenzione, tutto questo discorso potremmo utilizzarlo a celebrare i fasti, la fortuna della nostra mente, sono delle potenze queste, Attenzione. Il problema è che mi sto interrogando sul rapporto che c'è fra queste potenze e la pace. Questo è il problema. Bene. Che siano delle potenze, indubbio. Ecco.
mi chiedo se un carro, che rapporto ha il carro armato con la pace, perché che la ratio sia un carro armato non ho alcun dubbio. Dirò di più, non ce n'è stato ancora uno più potente, ecco, questo è il problema, non ce n'è ancora stato uno più potente, sicché diventa proprio il dispositivo per colonizzare il mondo. È importantissimo sapere queste cose prima così amichevolmente un amico mi diceva degli immigranti oggi e via dicendo, e parlavamo da un'ottica. È importante sapere che quando noi, qualsivoglia problema noi pensiamo, qualsivoglia problema, noi lo pensiamo con una ratio che è un carro armato, è una macchina da guerra. Questo è importantissimo a sapersi. Ecco perché è importantissimo entrare in crisi circa la nostra attitudine a pensare la pace, chiederci se noi siamo in grado di pensarla o no, o se proprio la strumentalizziamo sempre, la mettiamo sempre nell'obiettivo. Il carro armato vede attraverso un obiettivo, come un sommergibile, millimetrando qualsivoglia cosa vede, localizzandola e quindi obiettivandola. Tutti linguaggi da guerra, tutti, la nostra scienza, la nostra, sono tutti linguaggi potentemente belligeranti. Io posso anche usarli per creare una nave piena di viveri da portare, c'entra niente, non mi interessa come uno usa. Uno potrebbe usare il carro armato per portare a passeggio i due gemellini. Benissimo. Ciò non toglie che vedi il mondo obiettivandolo. E obiettivare il mondo non è un discorso di pace. Non lo è né molto né poco. Non lo è assolutamente. Se pace volesse dire lasciare che il pettirosso mantenga il suo petto rosso invece che dipingerglielo, domanda, di un altro colore, magari bello. Questo è il problema. Io riesco a vedere dentro l'obiettivo e l'obiettivo modifica la realtà. La modifica, non la lascia stare. Perché? Perché la misura, ma la misura a priori, prima che io sganci o la caramella o la bomba, è comunque calibrata la visione della ratio per il potere. Per il potere. Allora è ovvio che la cosa terribile è quando con Costantino e con un messaggio che davvero era di pace, un messaggio fino in fondo di pace, l'Evangelo, o i Vangeli, sono tanti i Vangeli, oltre i quattro, ma i quattro Vangeli, bene, quando un messaggio che nasce su tutt'altri paradigmi, via via deve fare i conti con Logos e con la ratio, e queste mediazioni che vanno avanti, di anno in anno, di lustro in lustro, di decennio in decennio. Nel primo secolo il Vangelo di San Giovanni è del 90 dopo Cristo, fate voi, quindi è già un'opera di teologia articolatissima e profonda. In principio il Logos parte citando niente meno che la macchina da guerra, con tutt'altri intenti, con tutt'altra consapevolezza di quel che sto dicendo. Questa è la verità. Quando via via la pastorale si confronta con che cosa? Si confronta con queste macchine da guerra che sono il Logos e la ratio, voi capite che il problema diventa grossissimo. E farta una discussione non finire, concili, cose bellissime peraltro, perché sono dei geni che poi si giocano. In primis Sant'Agostino. Vabbè. Rimane il fatto che il cristianesimo costantiniano, cioè che fa sintesi con Roma, con la ratio, il cristianesimo costantiniano diventa un cristianesimo imperiale e diventa un cristianesimo imperiale e universale e diventa un sacro romano impero, l'imperium, cioè è una cosa che se uno avesse al Cristo chiesto
possiamo mettere vicini sacro e imperium. Avrebbe, come con i sacerdoti nel tempio, preso una sferza fuori di qui, offendete il padre mio che nei cieli, boom, giù, ci mancherebbe. Il sacro romano impero, che, attenzione bene, sacro qua è, per quel che stiamo dicendo stasera, insomma, nell'ottica della pace, sacro vuol dire sottratto a coloro a cui è destinato, Il sacro è ciò che è recintato e sottratto, non manipolabile, bene, intangibile. Allora, sacro impero, l'impero non si tocca, ed è l'impero romano, cioè l'impero che è il centro del mondo, è un mettere la potenza della potenza della potenza. Fate voi, che cosa rimane del cristianesimo. È così che dura un millennio e passa questo travaglio, perché è ovvio che è talmente ricco di spinte e controspinte e lacerante al suo interno, che però le lacerazioni sono sopravvive, producono una crosta, un epidermide da rinoceronte. Se uno provasse a toccare il culo di un rinoceronte, pare che sia è come un masso, cioè non è che sia è una cosa, capite? Così è poderosissimo, siamo di fronte a una poderosità estrema. Siamo arrivati la volta scorsa fino al soggetto della modernità, ecco, fino a qua siamo arrivati. E quindi che cosa? A vedere come questa semovente e se arricchente macchina da guerra si articola in mille modi, ma diventa talmente raffinata, talmente puntuta e aggressiva da produrre che cosa? Lasciatemi usare una parola di filosofia, la trascendentalità di se stessa. Cosa vuol dire? Trascendentale, in modo grande, trascendentale è quella visione che tiene d'occhio le condizioni di possibilità. Quali sono le condizioni di possibilità del potere imperiale, sacro e romano, universale? Questo è il soggetto. Quando io uso il termine soggetto con la S maiuscola, intendo questo. Intendo proprio, perdiamo tutte le remore, perché poi bisogna fare l'elemosina se si era cristiani, mica solo macchine da guerra, grazie. Bisogna pure anche non speculare troppo. Gli ebrei speculavano troppo rispetto, non era permesso. L'usura, non tanta, un pochetto. E così via. C'erano tanti limiti. Un retaggio, ho detto prima, c'è tutto un travaglio, un crogiolo millenario che porta da Costantino fino all'umanesimo, fino al soggetto della modernità. Il soggetto della modernità diventa che cosa? Che cosa è che fa la potenza in quanto potenza? Prescindendo dal darle l'elemosina, dal accettare il dito dell'usura, la potenza per se stessa, cosa la dà? Ecco qua, questo è il soggetto. E il soggetto ha una potenza immane in se stessa quando il suo rapporto è un rapporto verticale, quando cala dall'alto come un fulmine, la volta scorsa dicemmo come un colpo che accoppa, lì non te ne accorgi neanche, quando te ne accorgi è tardi, ti ha già fracassato il cranio. Ecco. L'esempio che facevo era della mamma che porta per la prima volta il bimbettino, il neonatino fuori nel passeggino nuovo, tutto bene, tac, il colpo, gli spappola il neonatino. Tomo. Questo è, capite, la violenza assoluta, viene dall'alto. È una, come dire, secolarizzazione dell'omnipotenza divina. E in cosa consiste questa potenza che cala dall'alto? Nell'oggettivare la cosa. Ecco, prima dicevo, l'obiettivo. E torniamo proprio al linguaggio militare vero e proprio. Nell'oggettivare la cosa. La cosa, Heidegger l'altro giorno diceva che dobbiamo tornare a lasciare che la cosa coseggi, perché che la cosa coseggi è l'unica possibilità perché il mondo non imploda dentro a questo magma di potere che si autofagocita alla fine, vedremo come. Bisogna che la cosa possa essere libera di essere se stessa, svolgersi. Il tempo della cosa è un dono, perché è vita, e la vita è un dono.
E invece per il servo non c'è né vita, quello in vita. Non c'è né, no, dono, dono è un'eresia, è una parola da femminucce, da novizie, neanche da femminucce. Femminucce votate al monasterio, chiuse dentro. Ecco qua. Ma scherziamo. Dunque, il soggetto, abbiamo detto prima, non è altro che l'operazione che va a purificare, liberare i dispositivi di potere di tutta la razio e del logos dell'Occidente per espletarli in quanto tali. E ho detto, cala dall'alto in modo orzotico, verticale ad angolo retto. E quindi sta dritto il soggetto. E la realtà è sempre stesa, non è mai dritta, è sempre orizzontale. Il soggetto produce l'oggetto. Noi diamo per scontato il mondo della produzione, della oggettivazione, i governanti ci sfestano a produrre di più, dobbiamo consumare di più e via dicendo. Questa è violenza nella sua quintessenza. Inutile parlare di pace, finché accettiamo il consumismo, l'oggettivazione, è inutile parlare di pace, sia chiaro, perché la pace diventa un oggetto a questo punto. Ne parli in un modo, ti mandi in guerra per la pace, ecco, diciamo la volta scorsa, ti mandi in guerra in nome della pace. Toccammo in chiusa la volta scorsa, o meglio in chiusa, abbiamo letto anche delle citazioni, Immanuel Kant, che si pone il problema, lui che proprio porta alle estreme conseguenze la logica del soggetto egemone, del soggetto epistemologico, colui che fa scienza, episteme, epi, cioè dall'alto, in modo retto, tizze mi pone, episteme, partito passato, di tizze, colui che ha posto in orizzontale, stando lui invece verticale, scienza o episteme, vuol dire questo, la epistemologia è chi stando retto e dritto mette in orizzontale qualsiasi cosa, capite? Carro da guerra, quindi la epistemologia è una macchina da guerra, indubbia, perché era concepita in questi termini. Dunque, Kant, che è il padre, dopo Cartesio, della modernità, e porta alle estreme conseguenze questa logica della soggettività in campo scientifico, epistemologico, eccetera, cosa fa? Si pone però il problema della pace, perché zio Bo sapeva benissimo che andando avanti così, cioè non sta mica più dritto, cioè, io incontro uno, devo oggettivarlo, cioè lo devo ammazzare, dopodiché gli apro il cuore e guardo se mi voleva bene o no, se era gentile o meno, se veniva con buone intenzioni a casa mia o non. Non sto scherzando, non sto mica spingendo sull'acceleratore, la realtà è peggiore di quel che sto dicendo. Queste sono semplicemente le forme mentali del nostro rapporto col mondo. Si pone quindi il problema del cosmopolitismo, dice ma la Terra è rotonda, l'abbiamo letto, no? Bisogna che tutti abbiano titolo a vivere sulla Terra, perché gira, ci incontriamo anche se non vogliamo, non è che sia l'infinito la Terra. Allora, no. Quindi essere cittadini del mondo, il diritto del cosmopolita deve essere superiore ai singoli stati. Per uno stato può essere barbaro, può essere tirannico, può essere egoista, sfegatato, che ne so. Bisogna che ci sia un diritto internazionale superiore che difenda e legittimi qualsiasi uomo a girare sulla Terra, essendo la Terra rotonda. Qualsiasi uomo. Questo pensa Immanuel Kant. Ma lo pensa, attenzione, però questo diritto dove si attacca, dove si radica? Qual è l'humus? Beh, l'humus è l'humus dell'illuminismo, sono gli ideali, ecco. Non è neanche, cioè non c'è nulla di scienza in tutto ciò, è come dire una verosimiglianza storica, ecco, la storia ci impone di praticare il cosmopolitismo, quindi è una verosimiglianza, quella che non giunge neanche al livello della eticità etica, tu devi, è un buon senso, ecco, è un buon senso che noi dobbiamo generalizzare. Infatti la volta scorsa leggemmo questo passo, no? Se uno mettesse l'idea della pace perpetua, è come l'oste olandese che sulla sua
locanda mette, gli olandesi sono persone inaffidabili, dedite ai traffici marini, quindi vanno e vengono e non rispondono, ci possono anche avvelenare, e mise appunto, come dicevo, per la pace perpetua come emblema, che è una cosa che si mette nei cimiteri, quindi tu vai a mangiare dall'oste, che come dire, fa pure metti in conto di poter andare al cimitero. Ecco, qua invece entriamo nel merito proprio dell'oggi, insomma, dell'oggi. Quando si parla di tecnocrazia, ho provato a sintetizzarlo in una frase, il potere della tecnica e la tecnocrazia. Quando si parla di tecnocrazia, cioè quando il mondo è sotto il dominio della tecnica, quando la tecnica non è più uno strumento, ma diventa l'orizzonte di possibilità a partire dal quale io leggo il mondo, io faccio mondo, io produco mondo. Quando la tecnica non è dentro la storia, ma la tecnica diventa la condizione per fare storia. Quindi prende dentro la misura universale, diventa quel logos e quella ratio e quel sacro romano impero di cui parlavamo prima. Evidentemente secolarizzato. Penso la realtà a partire dagli strumenti tecnologici. Vi basterebbe, ho portato l'esempio, e quindi ecco qua la tecnica da oggetto di un soggetto, finché la usa è un oggetto la tecnica, finché la uso. Nella misura in cui invece la tecnica diventa il potenziale di differenza che riscrive i rapporti politici del mondo, che riscrive le egemonie sulla terra, che ridivide la terra in aree geografico-politiche di dipendenza o non, la tecnica non è più uno strumento, è un differenziale di potenza che fa la differenza. Ecco qua. Fa la differenza fra le nazioni, dentro le classi sociali, fra gli individui che la posseggono o non. E quindi diventa il massimo di performatività. Performatività è mettere in forma, una scarpa la faccio diventare adatta al mio piede. Bagno il cuoio, il pellame, metto dentro la forma del mio piede e la performo. Do la forma che voglio. È la tecnica che dà la forma che vuole al mondo. E noi dobbiamo in qualche modo correrle sempre dietro. Chiaro, la tecnica dà forma al mondo nella misura in cui l'economia investe sulla tecnica, questo è chiaro, tecnica e economia vanno di pari passo, non sono neanche disgiungibili, concettualmente neanche. Ecco. Bene, l'esempio che potremmo leggere è questo qua, è l'esempio che ci indicava Vammimano Zolo la volta scorsa, bene. Nel caso dell'intervento della NATO contro la Repubblica Federale Jugoslava si assiste addirittura a una guerra dal cielo o guerra informatica, espressione che allude all'estesissima rete di monitoraggio satellitare e di vero e proprio spionaggio informativo che ha fatto da contrappunto elettronico alla guerra. Chi aveva questi satelliti sapeva dove era il nemico, come si spostava, dove aveva le munizioni, tac, e dal cielo arrivavano i missili intelligenti, ogni tanto colpivano un'autoambulanza, sappiamo, una scuola di bimbi, vabbè, pace, ma quelli sono effetti collaterali. Sono effetti collaterali che insomma vanno messi in conto nel lungo cammino della tecnocrazia. Il dominio della tecne ha questi, è chiaro, è ragionabile. Capita che uno che voglia fare una bella gara, si allena, tac, prende una slogatura, è un effetto collaterale. Quando si sarà messo a posto la caviglia torna a correre meglio di prima, se Dio vuole. Usando strumenti di intelligence, le forze della NATO hanno potuto ignorare totalmente la dimensione territoriale, limitarsi a bombardamenti selettivi da una quota molto elevata, così da evitare perdite di vite umane da parte degli attaccanti. Evidentemente il problema è sempre del soggetto con la S maiuscola. La tecnocrazia tiene conto del soggetto, mai del mondo, mai della terra, mai dell'altro, mai del nascituro,
mai dell'avvenire, mai del vecchio, mai della donna. Ci manca che soggetto saverne. Questa cosa Karl Marx l'aveva già detta ed era giovincello quando ha scritto, era giovane, trentenne, quando ha scritto la ideologia tedesca. L'ha detto in modo chiarissimo. Ha detto che come si fa a pensare, come dice Kant, a una pace perpetua affidandola al diritto, quando tutta la terra viene divisa in aree di potere? Non c'è un metro che non sia sotto il diritto. Quando la legge, il diritto positivo, è presente ovunque. Come si può parlare di pace perpetua quando il diritto è il diritto dell'economico ed è il diritto della macchina? E la macchina è potentissima, e la macchina domina. Se tutto è sotto il dominio dell'economia e dunque dell'interesse, e tutto è sotto il potere della tecnocrazia, cosa vuol dire affidiamoci al diritto? Il cosmopolitismo che cosa diventa? Bisognerebbe che prima il mondo si liberasse da relazioni di sfruttamento, di violenza oggettiva, intendo. O noi liberiamo prima il mondo da soggetto e oggetto, o sono tutti soggetti, oppure se un popolo è oggetto di un soggetto che un altro popolo che ha gli strumenti di potenza tecnologica. Cosa vuol dire il diritto? Va, occupa, colonizza, stabilisce le sue leggi e lì c'è la legge. E lì c'è la legge. Ci mancherebbe. Il mercato mondiale, attenzione bene, Marx lo vede come una condizione di lancio all'infinito della violenza e del conflitto. E del conflitto. Molti pensano che Marx sia un rivoluzionario, attenzione bene, Marx non è un rivoluzionario è la realtà, che ovunque entra a gamba tesa, entra con una violenza immane e stabilisce la propria potenza. Marx afferma che nella ideologia tedesca, dice, non possiamo più pensare come Kant, e da Kant fino ad Hegel, attenzione, che era suo contemporaneo, possiamo pensare come Kant ed Hegel, cioè che l'ideale ci affranchi, quando oggettivamente tu sei nella posizione dell'oggetto, tu sei il bimbo davanti al carro armato, dentro l'obiettivo. Cosa vuol dire? Attenzione bene, cosa significa? Il bimbo a quale idealità si appella? Da guerra è fatta o con i cingoli o con la bomba, sparisce il bimbo, scompare, viene disintegrato. Ma scherziamo? Non c'è una relazione, è una dissimmetria immane. Chi ha i mezzi di produzione, chi ha le macchine, i mezzi di produzione, può cambiare. Vorrei leggervi una piccola citazione proprio tratta dalla ideologia tedesca. Dice, a mano poi che nel corso di questo sviluppo si allargano le singole sfere che agiscono l'una sull'altra, a mano che l'originario isolamento delle singole nazionalità viene annullato dal modo di produzione sviluppato, dalle relazioni e dalla conseguente divisione naturale del lavoro fra diverse nazioni, la storia diventa sempre più storia universale, cosicché, per esempio, se in Inghilterra viene inventata una macchina che riduce alla fame innumerevoli lavoratori in India, la spoletta volante. Questa piccola invenzione inglese mette alla fame 100 e passa milioni di indiani. È una cosa allucinante. E Marx ne parla, siamo nella prima metà dell'Ottocento, attenzione. In India e in Cina. E sovverte tutta la forma di esistenza di questi imperi. Questa invenzione diventa un fatto storico universale. La macchina, un computer, un'invenzione, la tecnica cambia il mondo, performa la realtà. Se avremo tempo, ma vedo che non ce l'abbiamo, se l'avessimo
andremo a vedere come performa la nostra mente, la nostra corteccia, il nostro cervello plastico, come queste cose ci modificano dall'interno, antropologica. Noi siamo diversi, attenzione bene. Non sono le ideologie che ci fanno diversi, secondo Marx, che sarebbero da sovrastrutture. No, sono le macchine. Da ciò segue che questa trasformazione della storia in storia universale è non già un semplice fatto astratto dell'autocoscienza, dello spirito del mondo o di qualche altro fantasma metafisico e teologico, no? Ma è un fatto assolutamente materiale, dimostrabile empiricamente, un fatto di cui ciascun individuo dà prova nell'andare, nel venire, nel mangiare, nel bere e nel vestire. Quindi, attenzione bene, la violenza della macchina, il differenziale di potenza che la macchina introduce, è tale e tanto da sconvolgere radicalmente il modo di abitare la Terra, il nostro esserci, l'essere che siamo nella Terra, nel ci, qui e adesso. È ovvio che se in un luogo si inventa, ecco perché è terrificante, ecco perché, dicevo prima, è a partire dalla tecnica che si pensa il mondo e che si produce il mondo e non viceversa. Perché questo? Perché, attenzione bene, se tu non stai al gioco, ti mangio, ti elimino, ti sfrutto, faccio di te quel che mi pare, sei impotente. Incredibile. Quindi tutti corrompono la tecnica, tutti. E i governi non fanno altro che far progetti di modernità, di riforme, di aggiornamento, perché vogliono garantire al popolo che cosa? L'idea di sopravvivere rincorrendo questa belva meravigliosa, bellissima e iperpotente, che è la tecne. Scrive, qua invece passa al manifesto del 48, ecco qua, l'emancipazione delle stanze colossali, scrive: all'antica autosufficienza e all'antico isolamento locali e nazionali subentra uno scambio universale, una interdipendenza universale fra le nazioni. Lo dice prima dell'imperialismo, che è gli ultimi 30 anni e i primi 15 del 8-900. Lo scrive nel 48 questo, bene. E come per produzione materiale, così per quella intellettuale. I prodotti intellettuali delle singole nazioni diventano bene comune. L'unilateralità e la ristrettezza nazionali diventano sempre più impossibili e dalle molte letterature nazionali e locali si forma una letteratura mondiale. Con il rapido miglioramento di tutti gli strumenti di produzione, con le comunicazioni infinitamente agevolate, la borghesia trascina nella civiltà tutte le nazioni, anche le più barbare. Costringe tutte le nazioni ad adottare il sistema di produzione della borghesia, se non vogliono andare in rovina. Le costringono a introdurre in casa loro la cosiddetta civiltà, cioè a diventare borghesi. È la macchina. Io per anni, chiedo venia, ma è la verità, ho letto privilegiando l'aspetto di classe queste parole. Adesso non mi interessa tanto la borghesia, proprio la macchina che sta dietro la borghesia, perché lo ha già detto prima, è il possesso di questo differenziale di potenza che è la macchina. E chiunque ce l'ha, voglio dire, se l'Iran prende la bomba atomica, fino a ieri sembravano dei beduini, sembravano, perché si tende sempre a non vedere l'altro, e quindi poi dopo ci si meraviglia, come sembravano dei beduini, all'atomica, noi italiani non l'abbiamo, noi ci dobbiamo inginocchiare, ecco. Prendere o lasciare, attenzione. Costringe tutte le nazioni a adottare il sistema di protezione della borghesia, se non voglio andare in rovina, le costringe a introdurre in casa loro la cosiddetta civiltà, cioè diventare borghesi, in una parola, essa si crea un mondo a propria immagine e somiglianza. Ecco qua, frasi che erano attribuite al creatore, Dio crea l'uomo a propria immagine e somiglianza. L'uomo è la macchina che produce il mondo a propria immagine e gli altri uomini, o il mondo vuol dire gli altri uomini, l'altro con la maiuscola, questo vuol dire il mondo. No, non possiamo, ecco, un salto. Gunther Anders, mi piacerebbe parlare di questo Gunther Anders, ho preso un libricino che è proprio
9 euro per le 60 pagine non sono pochi, ma la sapienza che c'è dentro varrebbe. Bisognerebbe pagarli per quel che valgono i libri, sarebbe bello. Non quel che c'è scritto, quel che valgono, anche di più e anche di meno. L'odio è antiquato, questo è il testo, questo è il titolo del testo, e lo scrive nel 1985. Nell'85, quindi 40 anni dopo l'Olocausto. La tesi di Günter Anders, che peraltro fu anche sposo di Hannah Arendt, quindi un personaggio meraviglioso, era così estremista, era peggio di Hannah Arendt, fate voi. Ma no, dico queste cose giocosamente, ci mancherebbe altro. Bene, per 6-7 anni furono sposi. Certo non so cosa significhi essere sposo di una pensatrice come Hannah Arendt, e anche per Hannah Arendt, di un pensatore come Günter Anders, che era durissimo. Una prova. Innanzitutto, ecco, lui pensa questo. Pensa che oramai siamo arrivati a un livello tale di potenza della tecnica, scusate, quando dico, io intendo parlare di violenza, quando dico queste cose, parlo proprio di guerra, e sto parlando, perché non riesco a parlare della pace se non guardo la guerra, non esiste la cosa. Non siamo dei bimbini a cui bisogna sempre dire che le cose vanno a finire bene, no, per Günter Anders non c'è scampo. Non c'è assolutamente scampo. Neppure l'odio bloccherà quell'odio oggettivato che è la tecne. Pensate come pensa. La tecnocrazia è odio, è violenza, aggressività. Lui lo chiama odio, ma non è di più che violenza e odio, attenzione bene. Anzi, l'odio sarebbe anche parametrabile, la violenza di uno. È quasi incircoscrivibile. Bene. È talmente ormai globalizzato il rapporto di differenziazione tecnologica, e quindi l'andare a riscrivere la storia per la differenza del possesso delle tecnologie, è talmente ormai globalizzato questo gioco che il soggetto con la S maiuscola, il suo logos e la sua ratio si sono ridotti a quello, a strozzatura d'imbuto, a che cosa? Al principio di prestazione. Sarà ben più ricco la razza, insomma, abbiamo visto, aveva a che fare con Dio, aveva a che fare con l'imperium, col sacro, grazie. E gli dice, no, qua è la prestazione che importa. Il giro di boa lo ha dato, l'abbiamo visto prima, Cartesio e Kant, cioè che cosa? Il soggetto che si chiede quali dispositivi di potere la mia ragione ha fino in fondo. Questo si chiede. Bene. A questo punto qual è il gioco? Il gioco è questo. Prendiamo fino in fondo la logica della tecnocrazia. Cos'è che fa la differenza tra la macchina e chi non la possiede? Che tu col piccone devi spicconare. Io col martello pneumatico do tante di quelle spicconate e via. Se poi invece che un martello pneumatico io avessi degli strumenti ancora più, e sempre più potenti, e tu poverino cosa fai? E così via. Quindi la macchina introduce che cosa? Il principio di prestazione. Tutti rincorrono la tecnica, non perché sono scemi, ci mancherebbe altro, perché la tecnica è una messa a potenza del potenziale produttivo o distruttivo dell'uomo. Quindi è proprio il rapporto dell'uomo col mondo attraverso la tecnica al massimo di potenziamento, pensa, il massimo di principio di prestazione. Il principio di prestazione diventa, attenzione bene, nella tecnica noi lo diamo per buono, nessuno, potendo prendere, che ne so, un Leckedeckers che consumando 10, non so, insomma, di 10x di elettricità mi dia 5 invece che darmi 10 o invece che darmi 100. Ma sei scemo? Ma sei? No? Ti zappetti le gengive? Tutti seguono che cosa? Danno per scontato che la differenza fra uno strumento tecnologico e l'altro sia la prestazione, la miglior prestazione. Ma se noi facciamo mondo attraverso
l'uso delle macchine, se noi costruiamo la realtà e i rapporti internazionali in questo modo, il principio di prestazione non sta dentro la tecnologia, ma travasa nel nostro cervello, nei nostri rapporti coniugali o extraconiugali. Non so cosa significhi i rapporti extraconiugali in base al principio di prestazione, ma abbiamo degli esempi sott'occhio che si fanno, se solo uno avesse, come dire, la carne fresca o giovane, come si chiama? Fresca, una cosa pazzesca. Io preferirei giovane a fresca, perché la carne fresca è proprio nelle macellerie, dai, siamo sinceri, però è già proprio, è già una bistecca. Fresca oppure ha già il colorino, quella patina? Siamo a sti livelli, Vabbè. Ora capite che qui siamo arrivati al nocciolo del problema, sempre per provare a sforzarsi di fare questo passo indietro, questa cartografia della nostra mente, del nostro pensiero, per non raccontarci delle storie, e per sapere quanto la pace sia appesa a un... Io la pace la vedo come un bimbo appeso a un cappio. C'è ancora sotto, evidentemente, il tripode. Il tripode. Ma basta un calcetto. Questa è la pace, così la vedo. Che ne è dell'ospitalità? Che ne è dell'amore? Che ne è del principio? Che ne è di Eros oggi? E questo è il problema. O accettano tutte queste misure, il terribile travaglio del principio di prestazione, o accettano questo, oppure sono già eliminate, sono già oggettivate, sono già obiettivate nell'obiettivo. Questo è il problema della pace, terrificante. Vi leggerei a pagina 53 un esempio, Saltano per far vedere come pensare alla pace obblighi a aprire dei piani di riflessione che magari sono anche un po' sorprendenti, uno non ci crederebbe. Per esempio, uno è questo: la tecnica come principio di prestazione è oltre il lavoro. Noi non possiamo pensare di risolvere i problemi che martoriano il mondo, eppure non... Io ho sempre fatto così, sia ben chiaro, mettendo al primo posto il lavoro, il problema del lavoro. Ma non è così, ma non è più così. Il cacciabombardiere lavora a 15.000 metri e colpisce l'obiettivo in modo esatto. Lavora, ma no. Adesso che stando seduto comodamente pilotano questi aerei senza il pilota, lavora, ma no. Vale il principio di prestazione, vi ho detto prima. Domina il mondo oggi i rapporti di potere, i rapporti violenti, intendo, nel mondo. Che cosa domina il mondo oggi? Il principio di prestazione. E la Tecne ha già vinto il principio di prestazione. E la differenza tecnologica fa la differenza. Ecco. Dice, per esempio, qui, i cacciabombardieri sul Vietnam hanno certamente svolto i loro compiti, battezzati con ipocrisia come missioni. Ma voi pensate, questo è un termine religioso anche, hanno tutta una storia, le missioni. No, missioni. Bene, questo per capire come oggi il combattere sembri un lavorare e invece sia addirittura già oltre il lavoro. Questo fa andare in pelle d'oca. Poi io so che magari qualche uno di voi tenderà a fare, ma cioè, sono cose quasi irreggibili queste, ma insomma, ce ne dici poi solo una per sera. No, invece facciamo proprio così, una bella cartografia. Inutile, questa è la verità. I cacciabombardieri sul Vietnam hanno certamente svolto i loro compiti, battezzati con ipocrisia, missioni di distruzione delle città, dei villaggi, delle foreste, dei campi, degli animali. Ma cosa c'entrano queste creaturine? Ma gli animali, degli animali e gli uomini, in modo scevro da emozioni, al pari degli operai impiegati che svolgono le loro mansioni nelle fabbriche e negli uffici. Ciò che vale per loro vale anche per i soldati. Ma non c'è più bisogno di patriottismo. Forse meno patriottici, a me fa un po' ridere. Adorerei Napolitano, ma non gli perdonerò mai di dire troppe parole patriottiche.
ma le devi anche dire. Muoiono 10 operai, zero parole patriottiche, non è vero, ne ha dette, non è vero, ne ha dette. Però se muore un soldato, per una settimana o per tre giorni, quello è in prima pagina. Ma ci raccontiate le storie? Ma perché siamo così falsi? Questo test è dell'85, allora vuol dire che sono ignoranti, vuol dire che, oppure che sono ideologi, oppure sono ideologi. Perché? State a sentire. Ma perché vale anche per i soldati? A rigore i soldati non dovrebbero addirittura neanche più essere definiti soldati. Ecco qua la frase, pagina 54, della Boringhieri Bollati. Gunther Anders, l'odio è antiquato. Cioè non si può più neanche odiare. Pensate, che è ovvio che è un paradosso, è un paradosso. È ovvio che non si può più neanche amare. Ma è terribile questo, Bene. Essi, al pari di altri civili, si limitano piuttosto a produrre attraverso il lavoro, vale a dire per mezzo di strumenti, determinati effetti, effetti che non sono da loro né pianificati. Hanno sganciato la bomba atomica soldati che manco sapevano quel che facevano o avevano il sentore, ma era segretissimo, top, era segretissimo, diciamo in italiano, finché possiamo. Quando poi ci porteranno dentro, perché non diciamo in inglese, allora lo diremo in inglese, ma adesso in italiano, segretissimo, al massimo della segretezza. E se al pari dei civili si limitano piuttosto a produrre attraverso il lavoro, vale a dire per mezzo di strumenti, determinati effetti, effetti che non sono da loro né pianificati, né immaginati, né post festum percepiti, ma neppure dopo, non sa neanche dopo quel che hanno fatto. In realtà sono a 15.000 metri, non sa mica cosa è successo. Già lo sanno i comandanti USA, loro non lo sanno mica, rientrano alla base, non sanno mica niente. Loro hanno fatto una missione, l'hanno svolta, e con sé... E di conseguenza non ne sono mai responsabili. Hanno anche la coscienza a posto. Capite? La macchina ha sempre la coscienza a posto. E che funzione della macchina ha sempre la coscienza a posto. Ci mancherebbe. Ne consegue che anche questi effetti si situano al di là della distinzione tra civile e militare. Le bombe o i missili non hanno occhi in grado di distinguere le uniformi da altri indumenti. La egalité moderna consiste nel fatto che ogni civile gode dello stesso diritto del militare a essere ammazzato. Questa è, scusate, la rileggo questa riga perché sti filosofi quando scrivono danno delle mazzate boia. Che cos'è la uguaglianza tecnocratica? Sotto la tecnocrazia, definizione, la egalité odierna consiste nel fatto che ogni civile gode dello stesso diritto del militare a essere ammazzato. E non solo questa distinzione ormai inutile per gli armamenti odierni, ma anche quella tra città e campagna, la distinzione civile o militare, ma anche città e campagna, villaggio e foresta, uomo e animale, in quanto vittime. Capite che la oggettività vuol dire vittimarietà, rendere vittime? Ma il tuo discorso non è mica oggettivo, per fortuna! Guardiamoci dalla oggettività. Il che, di nuovo, significa, finiamo la frase, in quanto obiettivi, vale dire in quanto vittime, essi sono tutti identici. Il che, di nuovo, significa per gli esecutori tutto è identico, tutto ha identico valore, tutto è indifferente. Tutto è identicamente senza valore. Il loro agire è indifferenza assoluta, è nichilismo in azione. Capite che è morta l'intenzione? La tecnocrazia è la morte dell'intenzione. Tutte le etiche dell'Occidente, il cristianesimo, sono religioni morali dell'intenzione. Vai all'inferno, in paradiso, al di là di quel che fai, per l'intenzione. La tenne si fa un baffo dell'intenzione. È oltre l'intenzione, perché oggettivando ha già reso vittima, ha già steso, abbiamo detto prima. Oggetto, non mi stancherò di ripeterlo, è un participio passato. È già un tempo passato.
Dunque, gli eserciti sono formati da lavoratori o da impiegati. Ma anche questo asserto deve già essere superato. Non è più, cioè siamo già oltre anche questo. Sentiamo quest'ultima distinzione, poi lasciamo leggere il testo con più calma. Giacché le essenziali operazioni belliche di oggi non consistono più di lavori, bensì di una semplice attivazione, quasi sempre senza sforzi, di processi che sono espletati da strumenti e che poi, senza che gli operatori siano minimamente coinvolti, sfociano in effetti, effetti per lo più annichilenti. Qua c'è una cosa molto che dà il panico, eh? Se noi diciamo queste cose è perché sappiamo che ormai, come il capitalismo e come l'economico con la E maiuscola accende e spegne ogni punto della terra, investendo o disinvestendo, producendo ricchezza o fame, sfruttamento, inquinamento o non, e via dicendo, ecco, ovunque ritenga di aver vantaggio. Quindi non c'è più un posto, non c'è, io mi ritiro in un'isoletta sperduta i miei ultimi anni, in pace con me stesso. E con Dio, ma tu sei illuso. Ti vengono a fare gli esperimenti lì di fianco, nucleari, la tua isoletta. Chiaro? È incredibile questo. Non c'è un punto che non possa essere incentivato o disincentivato. E così questo vale anche per la prima linea. Una volta le mamme, le morose, i padri piangevano i figli in prima linea al fronte. E adesso viene a piangere chi non va al fronte, pensate bene. Perché su tre che muoiono al fronte, quanti vengono ammazzati? Provate a pensare, ma è storia di tutti i giorni questa, eh? Ormai è storia di tutti. Sentite come lo disse nell'85, prima proprio che il terrorismo diventasse un pane quotidiano, prima che divenisse pane quotidiano. Sentite cosa dice Gunther Anders, il marito, mi stava per scappare, ha detto episodico di Hannah Arendt. Non scherziamo, il marito di Hannah Arendt, non episodico. Tutto è episodico, nella misura in cui cambia. Grazie. Anche i campi di battaglia sono antiquati. Oggi si spara restando, mentre lo si fa graziosamente a casa. Tiratori e vittime sono separati l'uno dalle altre, per l'esattezza da migliaia di miglia. Il colpo parte da qui e la morte ha luogo là. Si parla di schizopraxia. È proprio una pratica schizopraxia. Siamo divisi addirittura nella vita, schizoprassia, nella vita della morte. E dice, pur combattendosi rimani imboscati nelle retrovie. Ogni punto, ecco qua, ogni punto del globo terrestre, cioè, appartiene virtualmente a questa retrovia situata molto all'interno. Da ciascuno di essi si può, sperando, raggiungere e distruggere l'obiettivo al fronte. Tuttavia, nonostante la Terra nella sua globalità possa fungere virtualmente da retrovia, tutto retrovia se volete, ciascun punto della retrovia può essere a sua volta avanzato e essere il fronte, automaticamente diventa fronte. Dal momento che ciascun punto è raggiungibile, dunque distruttibile. Oh, scusate, verrebbe fin da dire che è una cosa perversa e malvagia quella che dico, perciò la dico proprio perché avvertiamo la malvagità di quello che dico. Dovremmo fin da ringraziare i nostri potenti che mantengono queste sacche di violenza contenute lì in Medio Oriente, qua e là e su e giù, perché intanto noi, non diventiamo noi quella retrovia che è prima linea e viceversa. Pensate anche, perché molti queste cose qua le razionalizzano, le stanno scrivendo sui giornali. Bene, tutto accade dunque da un lato in lontananza, dall'altro però tutti noi ci troviamo essendo costantemente dei bersagli, sempre al fronte, e per l'esattezza nella linea più avanzata, giacché uno scaglionamento, cioè delle retrovie, non esiste più. All'uso del telefono, del telegrafo, della televisione, corrisponde il lusso del telebersaglio. Prendiamoci anche il lusso di essere telebersagli di punto in bianco, quando accadrà, se accadrà. Ecco il lusso. Capite allora da queste poche pennellate che una struttura violenta, un logos e una ratio violenta, strutturalmente, produce un mondo violento oggettivamente. Al di là, mi reputo, quante volte l'ho detto, ma che fortunato sono stato nella mia vita.
una fortuna immane. Non so, dovrei ringraziare per un'eternità, per la fortuna che io ho avuto. Perché questa è la realtà, in un mondo così. Non sono mai morto di fame. Non sono mai morto, non sono mai stato in degli obiettivi, ancora per adesso. Un'ultima pennellata. Cambia radicalmente il termine prossimo. Pensate cos'è il prossimo nel cristianesimo. Pensate che il nocciolo più profondo e rivoluzionario e scandalizzante, sotto un profilo religioso ed etico di tutti i tempi, a mio avviso, è proprio l'amore del prossimo. È una cosa che è una cosa fuori da ogni grazia di Dio, per paradosso, ovvio. Tanto è potente questo. Sentite invece cos'è il prossimo. Sentite cosa è diventato il prossimo. Già che siamo in grado di raggiungere e rendere inabitabile ogni punto da ogni altro punto, servendosi di missili intercontinentali, già che siamo diventati in senso in passato inimmaginabile e del tutto acristiano, tutti troppo prossimi, lo dice in latino, mi piace questo, perché se non altro insomma salva una differenza, tutti troppo prossimi siamo diventati, troppo vicini, siamo tutti teleobiettivabili, ma scherziamo, non c'è distanza, dicevo prima l'isoletta sperduta, balle. Nel senso appunto che nessuno deve più spostarsi dal suo sito, poiché chiunque già prima di muoversi, è in grado di raggiungere e distruggere chiunque altro, e da chiunque altro può essere inesorabilmente raggiunto e distrutto, già che ciascuno è una potenziale vittima. In queste circostanze persino l'odio diventa superfluo. Infatti è patetico, una delle cose più terribili che dice questa: ma perché i governanti continuano ad aizzare l'odio dei popoli deficienti che non sono altro? Lo fanno forse così per coreografia, per messa in scena, perché la verità è un'altra, che l'odio oggettivato ci sta tutti rendendo troppo prossimi e insieme terribilmente indifferenti, menefreghisti e lontani gli uni dagli altri. Non è l'odio che ci perderà, sono i computer, così dice, ma lo dice nell'85, quindi precede proprio l'esplosione. È bello che questi filosofi, diciamo, sto fiuto, sta capacità, portano la mano all'orecchio e stanno lì ad ascoltare e sentono, come gli indiani con la ferrovia sentivano che arrivava il treno e si preparavano in tempo. Ciò che si perderà semmai è il difetto di odio, e qua lo dice per paradosso, cioè il sentimento, quello che è la cosa più eclatante, è proprio il fatto che sono più sentimenti che nella tecnocrazia diventano desueti, diventano, si sfocano, cambiano nome, si rinviano, si annacquano, alcuni si potenziano, però in modo fatuo, l'ho fatto, sono come nei giardini di Adone, di Adonie, questi fiori che nascono al mattino e alla sera sono già appassiti. Ecco, questo appassire delle relazioni è una cosa incredibile, è una cosa incredibile. Bisognerebbe metterci a festeggiare che dopo 5 anni, 10, 15, sta ancora insieme. Questi, far proprio cominciare a prendere queste. I computer invece non possono mai smettere di odiare, già che i computer, quelli legati evidentemente a questi missili intercontinentali di cui si sta parlando, di queste, i computer invece non possono smettere di combattere, già che in loro non c'è odio da spegnere, per non parlare poi d'amore, ancora per altro. La fine dell'odio mi lascia presagire la fine dell'umanità, già che non siamo più noi esseri umani a combattere gli uomini, accusativo, combattere chi complementa gli uomini, e già che non sono più esseri umani coloro dai quali noi uomini siamo combattuti,
abbiamo, ma che ore sono? Che ore sono? 10:20. A che ora? Oh, ho perso il senso del tempo. Ho perso il senso del tempo. A che ora abbiamo cominciato? Abbiamo cominciato un'oretta e 5 minuti. Ah, bene. Mi avviserebbe adesso andare per... No, no, non possiamo. Dovremmo andare dentro. Oh, che bello. No, troppo bello. Ci vogliono energie in sovrabbondanza. Lasciamo stare... sì, perché... No, niente. Ecco. Tocchiamo un attimo solo. Tocchiamo Derrida un attimo solo. Tocchiamo la legge dell'ospitalità in Jacques Derrida. Derrida queste cose le conosce tutte, a menadito le insegna, le ha pensate a dei livelli di profondità, di acutezza, di perspicuità incredibile, e lancia la provocazione, ma provocazione nel gioco di provocare, di chiamare, invece che l'allarme, chiamare alle armi, no, provocazione. I filosofi grandi provocano sempre. Ma nel senso che chiamano nella prossimità il prossimo, raccogliamoci ancora e pensiamo. Qual è la provocazione? La provocazione è pazzesca, eh? Dice, insomma, il mondo è un mondo talmente disumano, talmente come dire, si globalizza sull'odio, si globalizza sull'aggressività, si globalizza, abbiamo detto prima, sul potenziale di differenza, che vuol dire ciò che mi dà più potere di oggettivarti. Ecco, questa è la logica. Se questa è la logica, allora altro che cosmopolitismo. Un diritto internazionale non salverà mai il mondo. Non è vero che il diritto internazionale possa essere il luogo di salvezza del mondo. Siccome la logica del capitalismo e della tecnocrazia è che ogni punto della terra è insieme prima linea e retrovia, è insieme incentivo e disincentivo, è insieme investimento e disinvestimento, delocazione, qual è il gioco da fare? L'unico gioco da fare è la legge dell'ospitalità. Assoluta, senza limite. Questo vuol dire ricominciare a mettere davvero il pensiero in reazione con la pace. La pace come la misura che muove tutto il pensiero. O ci raccontiamo delle storie, parlando di pace. E siccome oggi il problema di vivere sulla terra, di stare sulla terra, di abitare la terra, è di venire sulla terra, ecco qua, la terra è di tutti. La terra deve essere ospitale per tutti. In modo assoluto questo. E questo deve precedere il fatto che io abbia la mia casa qui. Tu la tua lì, lo Stato la sua. Capite che non c'è un metro quadrato che non sia già sotto diritto, sotto proprietà privata, sotto cemento, costruzione o via dicendo. Ecco, è pazzesca questa cosa qua. È una cosa che toglie il fiato. Eppure lui dice proprio questo. Bisogna che la legge dell'ospitalità non soggiaccia alle leggi e al diritto, perché il diritto e le leggi sono il diritto dell'economico, sono le leggi del più forte, sono le leggi del tecnocrate, cioè di chi ha il differenziale di potenza, e quindi il meno ospitale in assoluto, in assoluto. Coltivare e scrivere a un certo punto fa anche lui come Marx il manifesto, fa anche lui, Cosmopoliti, è un libricino bellissimo, Cosmopoliti di tutti i paesi, virgola, ancora uno sforzo, punto esclamativo, questo è il libello, che è una bellezza infinita, andrebbe imparato a memoria. Io sono stato poco fa in un luogo dove il Corano, ma lì la scuola è imparare a memoria il Corano, ci metti un anno, 2 anni, 5 anni, 20 anni, noi facciamo gli elementari, loro imparano il Corano. Bene, pensate se cominciassimo un pochino anche noi però a fare un po' di Corano,
Ecco, impari a memoria cosmopoliti di tutti i paesi, ancora uno sforzo, ci troviamo, lo recitiamo, dai, finché non lo sappiamo. Perché in questo modo la nostra, dicevo prima, il nostro cervello, quello che si lascia performare dalla parola, prende una struttura di accoglienza. Se tutti invece ci aizzano all'odio o alla paura dell'altro, voi capite che il nostro cervello prende forma di paura. Ma davvero ci sono delle modificazioni plastiche, non sono delle cose da sottovalutare queste. Coltivare l'etica dell'ospitalità, questo linguaggio non è oltretutto tautologico. Se etica c'è, è ospitalità, o non è etica. Oggi chi non è ospitale non può dire sono a posto con Dio, con me stesso. No, tu sei, non sei etico, cioè non ha valore il tuo, cioè tu non hai dignità etica, pensate bene. Arriva a dire questo. Malgrado tutte le tensioni o contraddizioni che possono marcarla, malgrado tutte le perversioni che l'attendono, non si può comunque non coltivare l'etica dell'ospitalità. O non c'è futuro. L'avvenire è nel culto dell'etica dell'ospitalità. L'ospitalità è la cultura. Ma capite? E la cultura nasce dal culto dei morti, come sapete. Perché è lì che io risto in ginocchio di fronte all'enigma, di fronte al mistero. Io devo inginocchiarmi di fronte al mistero. E la cultura è questa provocazione che la morte e il lutto hanno sull'intelligenza e sulla sensibilità. Lì sento che quella parola è superficiale, non è vera fino in fondo. Non va detta e sono senza parole e devi inventarle le parole, i gesti, i colori, gli acquarelli. C'è chi dipinge un sassolino e lo porta sulla tomba. È culto, è cultura questa, attenzione bene. L'ospitalità è la cultura stessa e non è un'etica fra le altre. Quindi attenzione bene, che gioco sta facendo Derrida? Sta facendo questo gioco che è molto interlocutorio, come la volta scorsa e stasera fino ad adesso abbiamo messo in reazione cosa vuol dire pensare, con che cosa è la pace, e la pace diventa la misura del pensiero. Derrida fa dell'ospitalità la misura dell'etica e vedremo subito anche della idealità, dunque del pensiero, della dignità umana. Dice, l'ospitalità è la cultura stessa non è un'etica fra le altre, nella misura in cui tocca l'ethos, cioè la dimora, l'essere presso di sé, il luogo del soggiorno familiare, quanto il modo di esserci, il modo di rapportarsi a sé agli altri come ai propri o agli estranei, l'etica, essendo queste cose, volendo dire tutte queste cose, è ospitalità. È da parte a parte coestensiva l'ospitalità, all'esperienza dell'ospitalità, in qualunque modo la si apra e la si limiti. Poi dice, so benissimo che questo non ci esime dal fare delle leggi, questo non ci esime dall'accogliere di fatto e anche dall'accogliere con dignità, non che io posso accogliere e poi dopo sbatto lì questi poverini come se fosse, no, un attimo, ci vuole anche un minimo di dignità, quindi va regolamentata e si entra nel paradosso e nella aporia. Ma noi dobbiamo viverla questa aporia. L'aporia che, pur essendo sempre inadeguato quel che facciamo per l'ospitalità, tuttavia dobbiamo farlo. È impossibile essere a posto con la legge dell'ospitalità, è impossibile. È una legge universale, assoluta, religiosa, come capite, è l'etica stessa in quanto tale l'ospitalità. Quindi sarò sempre inadeguato, tuttavia devo lo stesso sforzarmi di essere ospitale, facendo il possibile. Il collettivo 33 che commenta, è un altro sempre della Cronopio, ha alcune chicche meravigliose la Cronopio, se qualcuno ci capita, deve acquistarli perché non sbaglia, poi se ne accorge dopo, tanto li deve prendere. La Cronopio lavora bene finché esiste, penso che sia di Napoli. Per questa stessa ragione
e perché l'essere sé presso di sé, l'ipseità stessa, suppone un'accoglienza, un'inclusione dell'altro, nel tentativo di appropriarsene, di controllarlo, di padroneggiarlo, perché attenzione bene, ospitare, dicevo prima, è un paradosso, è una poria, sempre chi ospita un po' controlla, e ti offro un piatto di tortellini, oppure di maccheroni, ecco, te li offro, allora noi mangiamo alle 8, cioè, non puoi, cioè non è che io ti ospito e tu vieni alle 9, grazie, ciao, ecco. E così via. Tirai poi le mani prima di sedere a tavola, perché vedi che ho messo la tovaglia bianca, per te, però tu tiravi le mani, e così via, insomma. Cioè, è sempre un controllo. Noi non riusciamo, proprio perché siamo quei soggetti di cui parlavo prima. È una ragione che colonializza, che dà le regole. Ma siamo fatti così, Oh! Ecco perché il problema diventa complesso. E anche però fascinoso, vale la pena provare a vivere queste misure. Dice, ma per questa stessa ragione, e perché l'essere presso di sé, l'ipseità stessa, più l'ipse. L'ipse sono l'io che dico io, ipse è l'io che dice io. Ecco bene. L'ipseità suppone un'accoglienza, un'inclusione dell'altro, nel tentativo di appropriarsene, di controllarlo, padroneggiarlo, secondo differenti modalità di violenza. C'è una storia dell'ospitalità, per perversione sempre possibile della legge dell'ospitalità, che rimane incondizionata, e delle leggi che la limitano e la condizionano, iscrivendola in un diritto. Ma noi dobbiamo lo stesso batterci perché il diritto si apra sempre di più alla legge dell'ospitalità. Non possiamo neanche pensare di abbattere ogni diritto, perché non saremmo ospitali, ho detto prima. Bisogna pur che io ti apra la porta perché tu entri in casa, e ti dico anche vieni alle 8 a cena, però la prossima volta, mica alle 9, perché io patisco di acidità di stomaco, aspettare troppo. In quanto modalità dell'abitare, o per usare un'espressione di Jean-Luc Nancy, sono il collettivo 33 che scrive, del puro essere al mondo, l'etica non è altro che l'esperienza dell'ospitalità, insieme dell'ospitalità come legge che obbliga incondizionatamente all'accoglienza, e dell'ospitalità come di ciò che di volta in volta può essere limitato o negato. È per questo, d'altronde, che l'etica, vale a dire l'ospitalità stessa, ha una storia, che se ne possono cioè ricostruire le fasi altalenanti, le oscillazioni continue tra accoglienza e limitazione, tra disponibilità e chiusura, apertura e rigetto. Ma attenzione, bisogna incominciare a navigare a vista in mezzo a questi scogli. Loikos nomos, e questo chiudiamo con loikos nomos, e la globalizzazione della marmellata tra... no, questo troppi esempi ci sono già, 13-14, invece devi andare a leggere però, Ma l'hai iniziato, no, dai, finiamo, 13-14, no, andiamo avanti, no, andiamo a vedere, non c'è dialettica, e mi piacerebbe finire col dono, ma se finisco col dono mi porti il discorso troppo in casa, e non l'ho mai fatto da quando faccio queste cose. Certo che ce l'ho in mano, è l'oggetto, ce l'ho in mano, la tentazione è fortissima, ma resistiamo. Grazie. Non lo so, io avevo pensato, per esempio, a provare una cosa che è abbastanza complessa, a distinguere che cosa vuol dire unità di senso e invece che cos'è un pas de sens, un non senso o passaggio di senso, perché pas è anche passo di senso. Ecco. Vabbè, proviamo ad andare a vedere 136, se per caso si riesce, ma no, ma te. Secondo Jacques Derrida, il dono è impossibile. Il dono è impossibile, perché il circolo economico è presente ovunque.
è il fatto stesso che io allunghi un oggetto a un altro, prendi, è tuo, già implicitamente parte un debito da parte sua, già si stabilisce un circolo economico. E qua il problema è molto complesso, ecco, è molto complesso. Bisognerebbe riuscire a lavorare dentro al nostro pensiero. Che cosa significa? Che un dono non sia un'unità di senso, non deve mantenere un senso, deve perderlo donandosi il senso. Deve perderlo donandosi quel senso. E allora l'altro che lo riceve, riceve davvero un dono. Non deve neanche dire grazie. Non dovrebbe neanche accorgersi di averlo ricevuto, neanche accorgersene. Io devo donare col dono l'oblio del dono, oppure non è un dono. E quindi ecco qua, ma, però dice Derrida, Dio santo, è un bel problema, perché se io dono col dono, non posso non donare col dono l'oblio, perché se non dono anche l'oblio c'è legame economico, c'è circolo economico, do un des, si stabilisce una circolarità. Bene, devo quindi donare l'oblio, ma se dono l'oblio del dono, quel dono perde senso, ecco qua il discorso, perde il senso di essere un dono. Il dono è veramente dono quando perde il senso di essere un dono. Ecco qual è il paradosso. E noi non abbiamo una mente addestrata a pensare così, perché siamo dei soggetti, siamo violenti noi, siamo aggressivi. Il senso, che tutti crediamo che sia una cosa bella ed è bellissima, impazziremmo senza il senso, quindi è bella e necessaria, tuttavia è una macchina da guerra. Prendere o lasciare. La è una macchina da guerra, tant'è che se io ti voglio fare un dono vero, devo farlo con quella leggeria, quella leggerezza, quella nonchalance, quel pas de sens, quel non senso, per cui passa il senso, passa senza lasciare debito. Addirittura dice più avanti, vedete che non vi sto leggendo perché non me la sento, ma potrei, la parola dono, più che l'unità di un senso, veicola un passaggio di senso. Il dono, Derrida ha più volte ripetuto, è l'impossibile, ma non l'innominabile, non l'impensabile. Devo pensare di fare dono, così devo pensare di accogliere, anche se è impossibile, l'accoglienza come misura etica assoluta. Scenderò a patti, a compromesso, dirò, insomma, oggi ce l'ho fatta ad accoglierti un'ora e ne ho avuto abbastanza. Domani vediamo se ce la faccio a accoglierti ancora, magari un'ora e un quarto, non lo so, insomma. Capito? Ecco quello che dicevo prima, navigare a vista e quindi sforzarsi. Così in modo sempre discreto, perché questo corrisponde peraltro anche in Derrida a che cosa? La decostruzione. Noi oggi possiamo solo decostruire dei gangli induriti di potere. Non possiamo pensare di essere ingenui al punto tale. Tutto è soggetto al potere, tutto è sotto l'egoismo e la logica dell'economico, tutto è circolo, il tempo, il re se lo prende tutto. Qua c'è un capitolo intero sul tempo del re. Il re se lo prende tutto, lo avoca a sé, tutto. E a me, Madame de Maintenon, resta il resto, un piccolo resto. Madame de Maintenon era la sua amante, che voleva avere più tempo per gli orfanelli, Dio santo, lei si occupava degli orfanelli, dei bastardini, dei figli senza padre, ecco, senza eredità. Bene, voleva avere più tempo per loro. Dunque, il re si prende, scrive questa lettera a una sua amica, il re si prende tutto il mio tempo, io dedico il resto a San Ciro, era il nome dell'istituzione, a San Ciro. Dedico, ma se lo prende tutto, ecco dove è ancora una volta. Andiamo oltre la identità del soggetto, A è uguale ad A, valle, A non è uguale ad A, A è uguale ad A più il resto, più la differenza, ed è quello il dono, ed è quello il dono, ed è quella l'ospitalità, la differenza, ciò che porta in altro luogo rispetto a quel che è già stabilito, è tutto già stabilito, tutto, ma io porto qualche cosa fuori. Ecco, ho letto una pagina. Ho accennato alla pagina sul dono.
Bene, adesso abbiamo una mezz'oretta, anche un po' meno, per un po' per domande, per... Beh, questa è già stata una, eh? No, facciamole girare, così tutti chiedono. Ma è una domanda che non riguarda questo. Comunque, vedevo la politica dell'amicizia lì, d'arrivo. Allora cita il consiglio di Aristotele. Ho i miei amici, non ci sono amici. Proprio così. Vorrei che mi spiegasse un po' questo concetto. È molto pertinente questo concetto, C'entra proprio con l'odio, con l'ospitalità, con la pace, con la guerra, insomma. Aristotele è molto consapevole che la idea. Ma io quasi quasi, invece che rispondere a tono, rispondo in modo traverso, se mi permette. Risponderei con Massimo Recalcati, che fa vedere un meccanismo della nostra mente che in qualche modo ci blocca la relazione con gli altri e quindi cancella ogni amico dalla terra, ma lo cancella fin dentro la nostra mente e fin dentro al sentimento che noi abbiamo della nostra mente. Quindi è una cosa terribile questa, Quindi proprio, e questo diventerebbe quasi la negazione paranoica della, e l'irrigidimento. Andiamo a pagina 246, già la fine, 246. Dice... si vanno stabilendo dei legami di gruppo talmente stretti che suppliscono e sopperiscono alla esigenza di, prima dicevamo, di una navigazione a vista verso l'altro, l'ospite, vi dicendo. Suppliscono questo perché innescano dei meccanismi di comportamento rigidi, riconoscibili, rassicuranti, che in questo modo cosa fanno? Tagliano la testa alla relazione amorosa, alla relazione con l'altro. Dice, il legame di gruppo dominato da questo assunto è un legame che irrigidisce difensivamente sull'opposizione interno-esterno, amico-nemico, familiare-estraneo. L'effetto di questo irrigidimento è uno svuotamento della creatività che viene sacrificata alla difesa dell'identità minacciata. Ci comportiamo tutti così. Ha un compagno che è più fragile, uno dà un pugnetto. Tutti gli danno un pugnetto e così fanno parte del gruppo. Nessuno si mette nell'ottica di quello che riceve non solo un'offesa, ma 25, sono 25 compagni. E lui è lì. Ecco cos'è la logica che sta. La minaccia dello straniero incombe e il gruppo, anziché soggettivare lo straniero, almeno uno ti sarà amico. Amici miei, non c'è nessun amico, dice lei. Tra l'altro, Aristotele cita, a sua volta, questa è già una citazione. Bene. La minaccia dello straniero incombe e il gruppo, anziché oggettivare lo straniero, come il proprio cacon, lo proietta all'esterno. Quando io ho paura di uno, è mia la paura. Quando io sono aggressivo con uno, sono io aggressivo. Quando non è lui che è brutto cattivo, vi dicendo, sono io che ho queste cose, sono io che oggettivo in lui, proietto in lui delle mie. Perché se io fossi sereno, darei, vi dicendo, dovrebbe farmi del male perché io dica che è brutto e che è cattivo. Invece lo dico prima, non corrisponde a che cosa? Alla oggettivazione che il gruppo mi dice essere bene e lui è diverso, dunque male. Lo è già così, lo è già predefinito.
più massiccia la proiezione e più massiccia deve essere la scissione che mantiene distanti il gruppo dal suo cocon e che di conseguenza arresta il movimento di crescita creativa del gruppo stesso. Non fa mai autoanalisi il gruppo, non si mette mai in crisi, mai in discussione, non vede mai il proprio cocon male, il proprio male. No, no. Noi siamo oggi sempre più incentivati a non vedere il nostro male, ma è proprio quello che noi proiettiamo sull'altro. Non usciamo più da questa circolarità. Siamo qui di fronte a una legge che definisce il funzionamento complessivo di ogni istituzione e di ogni legame sociale e che pone un problema generale. Come è possibile tracciare il confine dell'identità senza esteriorizzare sull'altro nemico, l'altro trattino nemico, concepito come nemico, l'ambivalenza? Io in me sono odio, amore, desiderio, repulsione, simpatia, antipatia, dentro di me. Ecco. Se io aderisco al gruppo, automaticamente l'altro diventa tutto il negativo che in me lo è lui. Io non sono più incentivato a vedere la mia negatività. Non vado più avanti, mi irrigidisco in comportamenti che si reiterano, si ripetono. È una coazione a ripetere che il gruppo è paralizzante, la creatività stessa. Un popolo che ha paura di un altro popolo è un popolo paralizzato. Quando un topino vede la serpe che è a tiro, si paralizza, sta lì. Forse potrebbe tentare un ultimo guizzo, chissà, a volte potrebbe andare bene. Se si paralizza lì, è vittima designata. Non c'è problema. Dunque, l'appartenenza è essenziale per definire un'identità. Io appartengo, io sono italiano, sono, e via dicendo, ci mancherebbe altro. L'appartenenza è essenziale per definire un'identità, ma laddove essa tenda a irrigidirsi paranoicamente, cioè quando si ripetono queste proiezioni del proprio negativo fuori di sé, sfocia inevitabilmente in una chiusura nei confronti dell'altro e dunque nel suo progressivo insterilimento. Quindi noi dobbiamo anche pensare questo, che fino a un certo punto prendere le distanze e controllare l'avveniente c'è di salute, oltre c'è di paralisi, oltre ci rende deficienti, non più efficienti. Ecco. La difesa paranoica della propria identità e del proprio gruppo fa ammalare il soggetto come le istituzioni, per rafforzamento dell'identico. A forza di ripetere la mia identità mi paralizzo, mi sclerotizzo, divento di gesso, mi ingesso. Il gesso è fragile. Qualcun altro? Ci dici qualcosa di quella frase che c'era l'odio prima del lavoro? Leggo. Sì, l'abbiamo già segnato prima dicendo che la mia identità nasce da una differenza. Se non mi differenzio non so neanche di essere identico. Secondo Freud e anche secondo Lacan, al di fuori del rapporto amoroso con la madre, il bimbo, il neonatino, tende ad aver paura di tutto ciò che è modificazione. E quindi tende a difendersi oppure ad aggredire. Ma sentiamo come lo dice Recalcati. Che va proprio letto. Secondo Freud, ecco, perché l'odio viene prima dell'amore? Perché la legge del padre viene prima che io sappia com'è, chi sono. Io non so neanche qual è il mio nome e il mio cognome, perché sono al mondo, non so niente, età, c'è il genitore. La legge mi precede.
e io divento adulto conoscendola, la legge con la L maiuscola, differenziandomene anche, osando degli scantonamenti, delle critiche, osando. E quindi che cosa? Contrapponendomi. Per Freud l'ambivalenza segnala la traccia che l'intervento della legge simbolica genera nell'essere. Dove c'è legge, c'è ambivalenza, contrasto, timore della sua forza e spinta trasgressiva a oltrepassare i suoi bordi. La legge rovina lo stato di innocenza come stato di natura, impossibile. Non può rimanere attaccata alla tetta materna il bimbo in eterno. Il padre deve intervenire, staccare, adesso basta. Adesso gli dai la pappina. Adesso lo svezziamo. Adesso lo fai camminare, mica sempre in braccio, sempre al collo, al seno. No, 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 mettilo per terra. Ma cade, batte, lascia che cade e che batta. Capisci che questo introduce subito una grande ambivalenza. Ecco. Quindi nascono nell'ambivalenza i sentimenti, per Freud. Nascono dentro l'ambivalenza. La legge, ecco però qua, la legge rovina lo stato di innocenza come stato di natura, impossibile, e introduce alla divisione come esperienza del soggetto. L'istituzione del legame sociale avviene sulla rinuncia del godimento, e questa rinuncia implica necessariamente un odio-amore nei confronti del programma della civiltà. Io sento che il gruppo mi accoglie, la società mi loda, mi elogia, mi accoglie. Bene, ma insieme ho dovuto temporeggiare dei miei istinti, ho dovuto rimuovere dei miei desideri, ho dovuto negare delle mie pulsioni. Questa è l'educazione alla civiltà. C'è proprio un rapporto tra legge e civiltà e godimento, desiderio, emozioni, via dicendo, ecco qua. Quindi c'è ambivalenza, noi siamo costruiti di ambivalenza, secondo Freud. Che la legge mi tiri fuori da un atto di innocenza, lo dice anche San Paolo. San Paolo che voleva proprio fare subentrare alla legge mosaico ed ebraica la carità e l'amore. Bene. Dice proprio: la legge istituisce il peccato. Il peccato c'è perché c'è la legge. Non è vero che io pecco perché vado contro la legge. È perché c'è la legge che io pecco. Guardate, questa è una cosa incredibile. Questo dice, e beh, così è. Quindi l'odio viene prima dell'amore, anche perché nascere in seno alla legge dell'altro, padre, e via dicendo, implica sempre un certo rifiuto della perdita di godimento che questa nascita impone necessariamente. Questo rifiuto è per un verso costituente il soggetto stesso. È un altro modo per dire, io, facendo filosofia e non psicoanalisi, tendo a vedere proprio le strutture logiche mentali, come nella storia si sono plasmate e che peso hanno. Ma da un punto di vista anche psicoanalitico la prossimità è estrema, perché anche per Freud si nasce nell'ambivalenza. La coscienza viene alla coscienza dentro la legge. Se non ci fosse la legge, non verrebbe manco alla coscienza. Non è vero fino in fondo, perché la mia gatta ha dei suoi splendidi ambiti di coscienza, pur facendosi un baffo del fatto che io le spieghi una regola, le dico: questa tu non devi miagolare finché non mi alza, perché ho fatto la notte in bianco a studiare, tu dormi, io studio, non mi venire, ecco, io do una regola, lei si fa un baffo. Eppure ha una sua coscienza e quindi se la sarà plasmata in altro modo. Voglio dire che non tutto si riduce, cioè, però rimane il fatto che prioritariamente la nostra coscienza si plasma dentro l'ambivalenza, dentro la tensione, dentro il divieto, dentro la legge, non fuori, assolutamente non fuori. Questo però, attenzione, non è solo negativo, godo.
perché la legge mi vieta una cosa, non solo perché trasgredisco, ma anche perché, corrispondendo alla legge, mi sento a posto, sento il sorriso di mio padre. Ma nella violenza c'è positività, nella pulsione, è certo, io non vorrei che venissero moralizzati all'eccesso questi discorsi, perché bisognerebbe acquistare uno sguardo anche a volte senza palpebre, un occhio fermo che vede senza tradire vibrazione di palpebra. Ecco, sarebbe importante questo. Certo, voglio dire questo, che il numero demografico è stato un sintomo di civiltà fino a un certo punto. Io non so se possiamo permetterci di pensare ancora così oggi e tanto più in futuro. Questo è un primo luogo su cui riflettere. In secondo luogo, non so se per esempio anche il prolungarsi dell'età nelle persone, se tutto questo sia una cosa assolutamente positiva o se non comporti invece dei tassi di violenza pazzeschi, incredibili. Quindi, terza cosa, io non so se il fatto che io non sono mai nato in guerra e quindi, prima ho detto, sono fortunatissimo e non ringrazierò mai abbastanza di questa fortuna incredibile. Ecco. Quindi devo essere ringraziante. Bisogna educare al sentimento del ringraziamento. Bisogna imparare a dire grazie, se dono ad esserci, anche se impossibile. Ecco, bisogna imparare a dire grazie. Ma un grazie come pas de sens, come passaggio di senso. Non un grazie che lega e che subordina e che vincola. Ecco. Ma voglio dire, non so, terzo punto, grazie. Non so fino a che punto il non essere andato in guerra iscriva la mia vita automaticamente nella pace. Perché ogni volta che esco di casa io non sono in pace, questa è la verità. Ma neanche un po'. Per strada nessuno è in pace. Perché se uno fosse davvero in pace sbatte e gli arrivano addosso. Devi vedere quel che fanno gli altri. Devi prevedere tutto. Se vuoi non fare un incidente ogni 2-3 anni, se vuoi stare 20 anni senza fare, devi vedere tutto. E chi è quell'animale che, quando è un animale selvatico, è in mezzo ai predatori, che deve vedere tutto? Ma c'è una violenza oggettivata. Ecco. Io penso che il nostro mondo abbia un tasso di belligeranza talmente grosso che, se esplode, tornano a essere più i morti dei vivi in pochi attimi, se esplode. Se non esplode, continua questo sistema, che è un sistema pazzesco, di oggettivazione della violenza. Perché la economia è un'economia violenta. L'economia di mercato è un'economia violenta, non è un'economia affabile, non è un'economia amorosa, non
è un'economia caritatevole, non conosce il dono, ma il massimo profitto comunque. E questa, prima parlavamo della legge della prestazione, tu devi dare sempre, ecco, il fatto che io debba sempre dare il meglio, ma non ne posso più, ma basta, ma io voglio sbagliare, stancarmi, ma basta! Ecco, ma quanti gridano basta dentro di sé? Quanti? Ma la maggior parte, che lo dicano no agli altri, perché dirlo è segno di fragilità, è segno di debolezza, e siccome i rapporti sono soggetto-oggetto, se io mostro fragilità, tac, vengo subito oggettivato, vengo subito a essere il mirino, capite quanto è? Quindi voglio dire, come terza osservazione, non è in pace neanche il mondo che è in pace, e tanta parte del mondo è in guerra. Mi verrebbe da farti considerazione. Sono le 11, noi alle 11:30 dobbiamo abbandonare la sala, dobbiamo chiudere. Tutto, volevo tutto. Chiedere a Flavio se poteva dare le istruzioni su come puoi, visto che hai registrato, come è possibile accedere al lavoro che hai fatto per chi è qua. Sì, l'audio e la registrazione di stasera sarà tutto sul sito www.alchemia.com, alchemia con la K. Lì potete trovarci una pagina dedicata alla filosofia, oltre a tante altre spazi, vi potete trovare questi file, che potete, questo file attuale di questa serata, che purtroppo per impegno nessuno della redazione è riuscito a venire, e ci sono altri file e altre lezioni di filosofia che sono fatte per cui anche i corsi appunto per questo parano qui proprio in questa sala degli anni precedenti. Li potete scaricarla gratuitamente da un file MP3, potete utilizzarla, ascoltarla dove volete. Alchemia con la K, è una bella responsabilità, zio. E una volta le cose si consumavano hic et nunc, ecco, come dici? Ecco, è un dono, sono quei doni, zio. No, però dai, fatti. Infatti, Lorenzo, una domanda che volevo fare, sì. Che ritornare futura, io credo che invece il dominio della tecnica impedisca proprio questo, perché il dominio della tecnica troverà meccanismi per ridurre l'indice demografico in crescita, perché il dominio della tecnica tenderà a selezionare sempre di più le classi che col dominio della tecnica utilizzeranno il potere per dominare le masse emergenti del mondo. E rispetto sempre a questo aggiornamento della tecnica, voglio infarmi all'inizio della rivoluzione industriale, in cui il dominio della tecnica comincia ad emergere e trasforma la società, no, da tipo feudale, contadina, industriale, e esercita anche fenomeni di luddismo, no? Quindi la distruzione della macchina, quindi la rottura completa di questo. Allora la domanda che ti rivolgo è questa: quale forma oggi di ribellione può avvenire per interrompere il meccanismo del dominio della tecnica, e quale, se non forse anche la tecnica, come anche Marx, l'evoluzione preindustriale, non creerà i suoi meccanismi di distruzione della sua stessa tecnica e della rivolta e della riconquista del potere da parte dell'uomo, in quanto uomo essere pensante e essere filosofico. Lo so, sei stato chiarissimo, e invece sarà confusissima la mia risposta, perché qual è il problema? Il problema è che fino a che non si era spinto innanzi il processo, fino al punto che sotto i nostri occhi, era ancora pensabile contrapporre a una violenza a fin di bene, uguale contraria e magari superiore, dunque vincente, quindi spezzare le reni a chi ti sfrutta. Tanta parte dell'emancipazione si è concepita in termini rivoluzionari, e nessuno concepiva che la rivoluzione fosse fatta coi petali di rosa, ma che dovesse passare anche attraverso una fase di necessaria violenza. Contro la potenza della macchina non c'è,
non c'è forza che tenga, non c'è forza che tenga. C'è una resistenza, a me verrebbe adesso da indicare quella di Jacques Derrida, c'è una resistenza che è dell'intelligenza e della finezza, che è della perspicuità ed è della capacità di produrre fessurazioni, mettere granelli di sabbia nel meccanismo dell'orologio. Un granellino, due, mica, bisogna di spaccare l'orologio, ti vedono, ti mettono dentro e sei rovinato, un granellino, cioè bisogna acquistare la saggezza che coniuga insieme la testimonianza diretta, perché l'unica cosa che è il tam-tam ad persona, che oggi potrebbe far ripartire un processo, quindi di stima reciproca, di condivisione di luoghi che possono sembrare minimali, ma attenzione a non sottovalutare in un sistema che si globalizza e che pretende di omologare tutto questa differenza. Come prima dicevo, non è che io devo ospitare 50 che arrivano emigranti, ci mancherebbe altro. No, perché se tu vuoi pensare così, sei... No, no, fai un gesto, ne fai un altro, quello che è possibile, però lo fai. Però studi la cosa, tieni desto. Secondo me il fatto di comunicare queste fessurazioni, questi pertugi, questo fare il buco nella diga, se incomincia una goccia dietro l'altra a filtrare, ci pensa poi l'acqua, perché sembra una sciocchezza, ma ci vuole questa capacità per non entrare in depressione, perché attenzione, è facilissimo, e oggi dire, siccome non è possibile fare un fronte che blocchi la Cina, faccio per dire, ecco, noi ci diamo a un consumo equo e solidale, noi ci diamo a una misura di decrescita saggia, umana, intelligente, oh, benissimo, e così via. Oh, la Cina avanza, inquina, fa briga, si sentono dire tutti i giorni queste cose, a diversi livelli tra l'altro, anche di giustificazione. Io penso invece che per reagire a questa depressione che tende a serpeggiare sempre di più anche fra le persone intelligenti e sensibili, sia importantissimo stare sul luogo. Ecco. Una delle cose cosmopoliti di tutti i paesi, ancora uno sforzo, è uno sforzo. Ecco. E la cosa che lui indicava alla fine, la cosa che potrebbe sembrare anche una, insieme un'utopia e insieme una cosina da nulla, parla di inventare delle città ospitali, ma che non sono tutta Modena è ospitale, perché è evidente che siamo sempre lì a pensare in termini di forza e di contrapposizione di violenza. Ma ci mettiamo d'accordo e un luogo può essere anche un sottoscala. Lì noi facciamo una cosa che ha un senso di ospitalità, ecco, le città ospitali. Ecco, propone quindi, parla di città rifugio. Bisogna che noi riusciamo a creare nella nostra giunta, qua dentro, non so dove, creare un modo per accogliere uno che scappa perché è perseguitato, un poeta, uno scrittore, una donna che altrimenti la lapidano, l'accogliamo, ammesso che avvenga, noi l'accogliamo. E parla proprio la nostra esperienza delle città rifugio, non sarebbe solamente ciò che deve essere, cioè una risposta urgente, una risposta giusta, in ogni caso più giusta del diritto esistente, una risposta immediata al crimine, alla violenza, alla persecuzione. Ma noi cosa abbiamo fatto? Mi ricordo come fosse adesso, 10 anni fa, quando arrivavano gli albanesi. Noi abbiamo, in 24 è stata fatta una legge che legittimava la polizia, non il magistrato, a discriminare se uno era con la pedina penale pulito sporca, se era qua, là, su e giù. E quindi non avevamo più, cioè era la polizia stessa che doveva far rispettare delle leggi
a diventare come un organo di magistratura e di discernimento dell'accoglienza o no, della clandestinità o meno. Ma questa è una cosa incredibile. Bene, ecco il crimine. Questa esperienza del rifugio la immagino come ciò che dà luogo, un luogo di pensiero, ed è ancora un asilo o l'ospitalità, ma dà luogo alla sperimentazione di un diritto e di una democrazia a venire. Cioè, voglio dire, per non abusare, ma il fatto... Ma io faccio mezzanotte e 10, ecco perché prima ero in crisi io. Ma come mai? Perché non hai tolto l'ora legale? Ah, perché anche pure ne abbiamo tolti tante di ore legali. Chiedo scusa, no, perché ma dato come dovremmo, per dire, questi luoghi anche minimali, però vederli avvenire, cioè, se c'è una cosa che ha una potenza estrema è la speranza, che è una cosa che noi crediamo, sempre perché siamo soggetti che devono controllare, dominare, tutto architettare, tirare le somme, calcolare. No, un attimo, bisogna anche sapere che se un gesto è un buon gesto, se è ben fatto, se lo ritieni giusto, quel gesto è un gesto a venire. Quando un genitore dice al figlio si fa così, fa un gesto a venire, magari 5 minuti dopo torna a fare come faceva prima, glielo ridici. È un gesto a venire l'educazione, non è che debba sempre fare il bilancio, eh? Ecco, siccome ti ho detto 10 volte questa cosa, ti tagli un dito, ma salite. No, no.